Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata. Se quel pulsantino non la finisce l'ammazzo. Di un gioco molto particolare, free to play, chiamato Robocraft della Freegem. Allora, penso, spero di aver pronunciato bene il nome, non lo so. Questo gioco è particolare perché molti lo definiscono un incrocio tra World of Tanks e Minecraft, anche se in stile molto futuristico. In questo caso io lo sto giocando in grafica fantastica a 1900x1080, se non erro. Allora, quando sono entrato mi sono ritrovato immediatamente già con, diciamo, una strutturina base che può essere modificata nei cubi, vedete? Possono essere tolti e modificati i cubi. In questo caso con il sinistro si mettono e con il destro si tolgono. Guardate che potete personalizzare come volete la vostra macchinetta e renderla oltre che potente anche volante magari. In questo caso non abbiamo cubi perché questo è l'inizio, è la prima battaglia, quindi diciamo è un modo per farci imparare e per andare nella prima battaglia. Guardiamo la prima battaglia insieme. Battle online o pratique? Io direi proviamo subito una battle online pesante, anche se non siamo capaci. Ma sì. Vediamo un po'. Robot ready, 33 robotte. Ah, oh, Dio santissimo. Eccoci. Stiamo partendo da una battaglia. Vi giuro è la prima volta che lo gioco, quindi non so neanche come funzioni. Sicuramente sarò un nabbo del cavolo. Quindi fatevi due risate appresso a me. Ricordiamo, sto giocando in Fantastic, quindi questo gioco regge benissimo. Come si accelera? Ok, sta per partire. Ok, si muove con WASD. Oddio, mi sono girato al contrario. Non me ne ero accorto. Ma è a squadre? Non lo so. Sì, è a squadre. Oh, ci stiamo tallonando, menando. Ah, guarda quello che brutto! Ah! Oddio, sono difficilissimi da guidare, ragazzi. Mi ci trovo veramente strano. No, non vi menate tra voi, siamo tutti blu. Dobbiamo ammazzare gli altri. Da quello che ho capito. A quello. Dobbiamo ammazzare questi. Oh, ma che fanno? Volano. Oh, ma loro volano tutti, no? Eh no, siamo capitati contro squadre veramente potenti. Ah, c'è pure il mirino però. Carino. No, stavo andando a sbattere. Questa mira. Vediamo un po'. No! Ah, ho capito, è a cattura zone, mi sa, roba del genere. Aiuto. Oh. Questo è da minà, questo è da minà. Sono andato a sbatte. Però posso ancora minaglie. Dai, 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 dai. Dov'è? Vieni qua. Ti prendo. Dai, cavolo. Oh, l'ho rotto. Lo sto a rompere. Oh, l'ho rotto. Mori, mori. Mori. E uno è andato. Via, hanno ammazzato uno. Oh, ho fatto il livello 2. Non so cosa comporti questa cosa. Aia, mi sa che mi hanno colpito il cammino storto adesso. Devo stare attento. Ah, aiuto. Forse ho capito, dobbiamo guadagnare la base avversaria. Mi sa che abbiamo perso una spara proiettili. Cazzarola. Oh, l'ho preso, l'ho preso. Quello vola al contrario, ma che cacchio mi ha fatto? No, ok. Prima morte. Mi ha ammazzato sto coso strano. Però vola. E c'ha le ruote. Ok. Questo è lui. Ah, adesso possiamo vedere le loro battaglie. C'è un periodo di respawn tipo in cui rinasco? Ah no, una volta che sono morto, sono morto. Però in questa maniera posso vedere chi arriva prima. Va bene ragazzi, ci vediamo verso la fine del combattimento per vedere chi è arrivato prima. Olè! Ha vinto il nostro team, ragazzi. Anche se sono morto, ha vinto. Ok, siamo ritornati qui. E
E visto che abbiamo vinto, Enemy CPU destroyed 196. Teach token earned 1, RP earned 1, perché in pratica con i punti che andiamo ad accumulare possiamo sia riparare, in questo caso, la nostra bellissima macchinetta, che comprare altri pezzi aggiuntivi. E questa cosa però noi la vedremo nella prossima puntata insieme, vedremo magari come funzionano i tier, come funziona magari la costruzione a parte questi cubi qua. Andremo a vedere come si compra e magari facciamo anche un'altra battaglia la prossima volta, che ne dite? Questo era il primo video di questo gioco nel nostro canale. Se vi piace ditecelo, se volete magari che giochiamo anche insieme a questo giochino, visto che è free to play, ditecelo lo stesso nei commenti. Condividete il video così da diventare sempre di più. E niente ragazzi, alla prossima puntata di Robocraft.